Il 10 febbraio, un giorno che risuona nel cuore dell'Italia, marcato come la giornata del ricordo. Ma perché questa data è così significativa? Scopriamolo insieme. Le foibe, voragini misteriose incastonate nelle montagne carsiche del Friuli Venezia Giulia e dell'Istria, hanno segnato non solo la geografia, ma anche la storia traumatica di queste terre. Durante la Seconda Guerra Mondiale, queste cavità naturali divennero le oscure testimoni di una tragedia dimenticata, dove migliaia di italiani persero la vita in un conflitto silenzioso e spietato. Dopo la Prima Guerra Mondiale, i territori al confine, un tempo amalgama di culture italiane e slave, vennero inglobati sotto l'Italia. La coesistenza forzata e l'oppressione segnarono l'inizio di un risentimento che si infiammò durante gli anni del conflitto mondiale. Con l'Italia indebolita dal 1943, il palcoscenico era pronto per una svolta tragica. L'8 settembre 1943 segnò un cambiamento drammatico. L'Italia firmò l'armistizio e i partigiani di Tito iniziarono una persecuzione spietata contro chi aveva dominato. Ex gerarchi, ma anche civili innocenti, furono brutalmente gettati nelle foibe, in un atto di vendetta che si trasformò in una persecuzione razziale implacabile. Con la fine del nazifascismo, molti videro in Tito un eroe liberatore, ma la realtà fu ben diversa. Con la mira di riprendere l'Istria, le truppe di Tito marciarono nel 1945, espellendo gli italiani e spingendoli a rinunciare ai loro beni. Le foibe divennero la tomba di molti italiani che si rifiutavano di partire, comprese donne, bambini e anziani, tutti gettati all'interno delle foibe e lasciati a morire in condizioni disumane. Nonostante il calare delle violenze con il Trattato di Parigi nel 1947, le atrocità rimasero avvolte nel silenzio per decenni. Solo recentemente, stime parlano di 5.000 a 10.000 vittime, tra cui non solo fascisti o avversari politici, ma anche innocenti che si trovarono nel posto sbagliato al momento sbagliato. Perché ricordare? La giornata del ricordo, istituita nel 2005 dal Parlamento italiano, non serve solo a commemorare quei tragici eventi, ma anche a insegnarci l'importanza della memoria storica. Confrontare però le foibe con altre tragedie, come la Shoah, è un errore storico. Ogni evento ha la sua unica, dolorosa impronta.